e adesso vediamo, sono entrati, ecco sono partiti. Cominciano. Felice questa finale, vai a commentare tu questa finale 73 kg. Ecco subito la fase iniziale, le prese, la cosa più importante, vedete c'è questa schermaglia che fortunatamente col nuovo regolamento è stata eliminata perché devono prendere in pochissimo tempo. Vedete che ogni atleta cerca di fare, di imporre la propria presa, a volte c'è sia una guardia sinistra, una guardia destra ed è molto importante. Tra l'altro qui abbiamo un ritorno di Marco Maddaloni, l'abbiamo commentato prima, Marco Maddaloni distante da 2 anni dalle gare per una serie di infortuni, quindi un buon ritorno, perché era un ragazzo che tu avevi gestito già in nazionale, che aveva conquistato anche medaglie importanti. Sì, Marco poi ha sfiorato la qualificazione per a Pechino, se non sbaglio, per poco. Sì, esatto, insieme con Francesco Bruyère, che si erano battuti fino all'ultimo per conquistare la qualificazione olimpica. Vediamo intanto, andiamo a seguirlo di nuovo. Sono due atleti, tutti e due in presa sinistra. Ecco, fa un attacco Marco Maddaloni, deve stare attento perché questi attacchi così con poca preparazione, senza squilibrio, andando in ginocchio, possono essere penalizzati. Vedo che in questo scontro c'è stato anche, diciamo, un leggero trauma, ma niente di particolare. E si riparte, vedete. Lo vedo molto concentrato però Augusto Meloni. Augusto è molto concentrato, vuole vincere. Marco Maddaloni sa di avere un ragazzo giovane, quindi abbiamo da parte l'esperienza di Marco Maddaloni e quindi punterà sicuramente su questo. E la freschezza di Meloni, ecco, lo aggredisce dall'inizio. Momento Marco rischia una sanzione. Sta patendo un po', è molto aggressivo Augusto Meloni, poi impone un po' il bordo a Marco Maddaloni. Però c'è una sanzione un po' discutibile per Meloni, che la sanzionata perché è uscita, a giudizio degli arbitri è uscito fuori, quindi ricordiamo ai telespettatori che non si può uscire intenzionalmente fuori dal quadrato rosso. Ecco un attacco di Meloni che continua a incalzare Marco, che probabilmente ha un leggero fastidio, se non sbaglio, alla spalla o al braccio sinistro. Mi sembra però più dinamico in questa prima fase dell'incontro Augusto Meloni. Sembra che Marco patisca un po' questa, diciamo, freschezza e questa aggressività, ma giustamente i tecnici l'avranno preparato per questo tipo di incontro. Ed ecco che scatta la prima sanzione, quindi, a Marco Maddaloni. Ora sono sanzione per passività, diciamo che sono in parità, però Marco Maddaloni ha una sanzione per passività, quindi se ne scatta un'altra poi andrà in svantaggio. E eccolo l'azione di Dogari, una tecnica di gamba che ha fatto molto bene, e Marco Maddaloni ha fatto veramente un'ottima difesa e se è riuscito a girarsi. Ricordiamo che per ottenere punto bisogna proiettare l'avversario e deve cadere. Ecco l'attacco di Osodogari a Regosci, bello. E si difende Marco Maddaloni, Marco Maddaloni che sia sofferente, sembra un pochino probabilmente nella prima fase dell'incontro, ed ecco che scatta la passività, come avevamo detto all'inizio dell'incontro. Augusto sta impostando l'incontro veramente sulla parte più fisica, esatto. E sta in vantaggio in questo momento. Marco dovrà tirare fuori, oltre che l'esperienza, qualche colpo forte per andare a recuperare questo svantaggio. Sicuramente la freschezza di Augusto Meloni in questa prima parte dell'incontro. Siamo a 2:42 al termine. Vedete, adesso cerca di entrare. Ottimo controllo di. Però c'è qualcosa che non funziona. Di Augusto. Non funziona il Marco. Marco c'è, non è riuscito a entrare ancora nell'incontro. Ha forse timore di non resistere a 5 minuti a questo ritmo alto che ha imposto Augusto, e quindi starà cercando di rallentare. Come abbiamo detto, Marco Maddaloni lo sta impostando sull'esperienza, chiaramente ne ha molta di più però ecco Augusto sta prendendo il sopravvento e ora se Marco non attacca scatterà un'altra sanzione. Infatti credo che terza sanzione ormai al limite. Vediamo, eccola qui, e Marco deve e adesso si non lamenta, può permettersi, no, il tecnico, ma a nostro avviso c'era tutta la sanzione e deve dimostrare qualcosa in più Marco Maddaloni. Ottimo attacco, ecco questo è quello che Marco deve cercare di fare. E ora siamo, quanto manca Fabrizio? Siamo a 2:11 al termine dell'incontro. C'è ancora tutto il tempo. Ricordiamo che è a rischio Marco Maddaloni con le sanzioni.
ecco, c'è una fase di studio, attacco di controllato, non Jugo, uno Jugo segnato, ma non riusciamo a capire. Jugo segnato, vediamo se viene segnato però, perché qui c'è un'interruzione arbitrale, c'è una prima consultazione al tavolo e non è stata ancora segnata nessuno. Probabilmente lo vedo segnato sul il vantaggio di Augusto, vediamo poi, l'hanno segnata Augusto Meloni, vediamo adesso però, stanno rivedendo l'azione al video. Probabilmente, sì. Al mio giudizio, con il distinto non mi era sembrato ci fosse nulla. Vediamo un momentino, però mi sembra che Marco Maddaloni stia accusando veramente, forse il ritorno, lui 2 anni fuori dal... Diciamo che questa pausa in cui gli arbitri si consultano giova a Marco, che potrebbe recuperare, potrebbe ritrovare in questi ultimi 2 minuti lo spunto per cercare di agguantare questo titolo. Un titolo che chiaramente sarà importante per dare ai tecnici una visione, indicazione. Certo che è chiaro, è un inizio quadriennio, è giusto puntare sui giovani, quindi uno ragazzo un po' più avanti con l'età, ed ecco che si consultano. Vediamo cosa succederà, vediamo adesso dopo questa consultazione se verrà confermato o tolto. Attendiamo ancora, vediamo. Tolto, infatti tolto. Avevamo visto bene, avevi non c'era. Visto giusto, avevi non visto c'era, buon occhio, ecco che... bravo Felice, buon occhio, avevi visto giusto. Quindi sempre comunque in vantaggio è Augusto Meloni, ecco 1,50 al termine. Che Augusto comincia, continua ad attaccare e Marco lo vediamo sempre in difficoltà. Sempre in difficoltà. Non riesce ad entrare proprio nel combattimento, ma Augusto è veramente ha imposto un ritmo notevole, altissimo, ancora attacco, ancora un attacco. Altissimo. E Marco deve attaccare in questo momento, altrimenti scatta un'altra sanzione. Marco. Ancora questo attacco non va bene. Vediamo se lo sanziona per trascinamento. Vediamo. Sembra, sì, sembra proprio che a volte abbia quasi rinunciato. Vede, Marco non riesce a sostenere, Fabrizio, questo ritmo incalzante. Certo, incalzante, veramente alto. Ha fatto una finale Augusto Meloni veramente alla grande, ha imposto sul Marco Maddaloni veramente la sua grande fisicità e poi comunque è andato anche appunto con sto Jugo. L'hanno condonato. Però è chiaro, un segnale importante, ecco, perché sicuramente è nell'aria la passività. E dobbiamo dire però che anche Augusto si sta aggredendo molto, deve stare anche un pochino più attento perché il guizzo Marco Cellati, certo, quindi potrebbe in questa fase in cui si sbilancia nell'attacco poter effettuare un controcolpo. È molto piegato Marco, è sempre passivo, cerca di bloccare la mano sinistra di Augusto, vedete che non lo fa muovere, anche questo è un segno che di... Però è che bloccato teme completamente, bloccato, però bloccato è passivo. E poi va a disturbarlo con le gambe. Esatto, certo non è, diciamo, un bel incontro da vedere a livello spettacolare, però a volte capita. E ci danno una sanzione ad Augusto che sinceramente... Non accettata dal pubblico, una sanzione di doppia presa non accettata dal pubblico. Nell'ottica in cui si sta sviluppando questo incontro è molto più attivo Augusto. Sì, Augusto. E quindi... Marco chiaramente sta sfruttando tutti i cavilli tecnici per vedere di recuperare. Arbitrali, infatti appena visto che Augusto si era messo in una presa non consona, lo ha quasi fatto, l'ha evidenziato. Ancora un'altra sanzione, ma no, ci sembra un po' troppo. Vediamo però che adesso infatti, che due giudici, vediamo due giudici, anche il pubblico non accetta questa decisione dell'arbitro. Assolutamente non c'era, meno male che i due giudici l'hanno tolta. Quindi siamo sempre in vantaggio con Augusto Meloni mentre mancano 40 secondi al termine. Adesso fa notare che ha una presa scorretta, visto che Marco Maddaloni ha alzato il braccio e fa vedere all'arbitro centrale che ha una presa scorretta. Vediamo se l'arbitro interviene. Sì, no, interviene. Interviene, la vista l'ha fatta vedere prima, ha accorciato 3 sanzioni per Maddaloni, 2 sanzioni per Augusto Meloni. Un finale, 33 secondi al termine. Sempre in vantaggio però di un... C'è qualcosa però, qualcosa che non va, e in effetti il pubblico mi sembra fischia, un po' squilibrata questa, c'è qualcosa questa che non visione funziona. Dell'arbitro non ci sembra proprio corretta. E infatti ci sembra giusto... Ed è vittoria, giusto. Vediamo che Marco Maddaloni non accetta questo verdetto.
non accetta questo ci verdetto, è lì giusto, è questo l'incontro e Marco doveva fare qualcosa in più e anche gli arbitri sono fatti un po' condizionare. Bravo Vittoria, bravo. Vittoria per Augusto Meloni, Augusto Meloni che si riconferma campione italiano anche per il 2013 ed è Augusto Meloni si riconferma di nuovo. Ma io credo che sia uno dei giovani su cui i tecnici ne devono puntare, mi auguro che lo scelgano per il campionato europeo.